questo nuovo video. Qualche tempo fa, vista la situazione finanziaria e visto gli sponsor, insomma sono quelli che sono, mi è venuta la brillante idea di dire tra me e me: quest'anno mi pagherò le gare facendo trading online. Comunque, non so se avete notato il cambio di outfit, sono passato dal pigiama a una tuta anche sporca. Comunque, lo so che di questi video in cui parlo delle mie varie vicende non me ne frega nulla, visti i numeri che fanno questi video. A voi vi piace quando io mi schianto con le moto, quando distruggo cose, quando mi faccio male, lo so, è divertente, lo so. Però se volete seguire il mio percorso è anche importante che vi faccia capire delle cose, insomma, come è il mio modo di pensare, il modo di ragionare, il modo di investire, il modo di risparmiare, il modo di cercare in tutti i modi di correre e di diventare il pilota che probabilmente non diventerò mai, ma insomma abbiamo una vita sola, tanto vale provare a fare le cose che ci piacciono. Detto questo, qualche tempo fa avevo pubblicato una serie di video in cui andavamo insieme ad analizzare la mia situazione finanziaria e vi spiegavo dove prendo i soldi per correre in moto. Vi avevo fatto uno schema molto povero su un bel cartoncino in cui elencavo tutte le mie fonti di reddito e vi avevo detto che mi sarei impegnato da quel momento a sviluppare vari asset finanziari. È arrivato il momento di approfondire l'argomento e di farvi vedere che cosa ho combinato in questi mesi. Per la maggior parte di voi sarà un video noioso sicuramente in confronto a quando mi schianto con le moto, però se volete iniziare a correre in moto, secondo me una parte di finanza personale da inserire in questi video, comunque è una serie che se volete la vedete, se non la volete vedere la skippate. Però secondo me, visto che mi sto infognando molto su molte tematiche, ultimamente guardo un sacco di video su un sacco di argomenti di finanza personale e sto leggendo anche un sacco di libri, volevo introdurre anche nel mio canale tutto il percorso che sto svolgendo per arrivare ad avere, non dico essere ricco perché non mi interessa, però arrivare ad essere tranquillo, sereno, portare avanti le mie passioni e gestire in modo migliore tutto quello che riguarda la mia famiglia. Per dire, non ho voglia di arrivare a fine mese e mangiarmi pane e acqua perché ho comprato 3 treni di gomme per fare le gare. Ma parliamo dei miei asset. Come avrete visto dalla playlist che vi lascio qui sotto in descrizione, per mandare avanti la mia carriera da pilota attingo da diverse fonti e purtroppo la principale è ancora il mio lavoro da dipendente. Un'altra fonte arriva dall'associazione sportiva che dirigo, quindi rimborsi spese, compensi sportivi, coaching, corsi, eccetera eccetera, e la terza fonte arriva dagli sponsor. Ma nei precedenti video avevo aggiunto altre 3 fonti: YouTube, e avete visto in questo video quanto ho guadagnato nel 2021, affiliazioni, risparmi e investimenti. E indovinando un po', oggi andiamo a parlare proprio degli ultimi 2. Partiamo subito con le affiliazioni. Che cosa sono? Le affiliazioni non sono nient'altro che quelle bruttissime pubblicità che fanno gli influencer sui loro social. Se vuoi acquistare questo bellissimo prodotto, fai swipe up e inserisci il codice influencer10. Mettiamo qua che gli facciamo pubblicità alla Prozis. Ecco, io diciamo che non faccio proprio così, ma ho diverse affiliazioni aperte. E c'è da dire che quelle poche cose che promuovo poi effettivamente le utilizzo anch'io e ci credo veramente. Nello scorso video vi avevo accennato al programma di Amazon Affiliate. Abbiamo parlato anche di Prozis. Vi avevo anche parlato della collaborazione che ho con XGearShop. E vi devo dire che ultimamente ho avviato altre collaborazioni di altro tipo che chi è su Instagram ha già potuto vedere. Ma di questo magari ne vorrei parlare più avanti. Come vi dicevo, con XGearShop non ho un vero e proprio guadagno, ma diciamo che se porto clienti all'azienda non mi viene riconosciuta una vera e propria commissione, ma comunque ho delle scontistiche abbastanza importanti. Ora, io non so se gli altri youtuber, influencer, quelli che siano, ci prendono per il culo e dicono che riescono a guadagnare con queste affiliazioni di Amazon, ma io sinceramente da dicembre 2021 a gennaio 2022 ho totalizzato all'incirca una 50ina di click, che prima non facevo assolutamente, quindi comunque la gente aveva interesse negli articoli che pubblicavo, ma praticamente soltanto 2 ordini fatti e che mi sono valsi addirittura 47 centesimi. 47 centesimi. Ma adesso andiamo a vedere Prozis. Nel 2021, l'anno che comunque è iniziato un po' poco a ripartire un po' tutte le attività in palestra e tutto il resto, ho guadagnato 90 euro
senza fare nulla, senza nemmeno pubblicizzare troppo, senza, anzi, pubblicità da me veramente veramente quasi zero. Andiamo al 2022, che è partito da poco. Qui vedo i guadagni gennaio, febbraio e marzo. Marzo si deve praticamente appena iniziato. Sommati ai 90 euro dell'anno scorso, siamo arrivati adesso a 102 euro e 38. Sì, voi direte 100 euro non sono nulla, però io per guadagnare questi 100 euro non ho mosso un dito. Le entrate da YouTube le avete viste in questo video qui e erano più o meno 143-144 euro. Quindi fate una somma tra Protis, YouTube, lasciamo perdere Amazon, però facendo una cosa che ti piace, comunque delle minime entrate comunque ci sono. Non mi ci pagherò sicuramente le gare momentaneamente, però è una cosa che mi piace fare, è una cosa che probabilmente potrebbe dare degli sbocchi in più, potrebbe generare e genera sicuramente numerose opportunità, quindi non vedo perché dovrei smettere. Anche se, dico la verità, occupa tantissimo tantissimo tempo. E come vedete devo trovare dei ritagli di tempo in cui in casa non c'è nessuno, in cui ho modo di scrivere dei video, un modo di pensarli, di editarli, di, insomma, un sacco di lavoro c'è dietro. E quando hai una famiglia, ovviamente la priorità è sulla famiglia. Infatti, se vedete, ultimamente sto tirando fuori veramente veramente pochi video. Perdonatemi, ma cercherò di rifarmi. Molto dovuto anche a tutte le sfighe che mi stanno capitando in questo periodo, e il prossimo video sicuramente vi farò capire cosa è successo in questi mesi. Ma veniamo alla parte migliore, veniamo alla parte per cui avete cliccato su questo video. Abbiamo visto le mie entrate passive da YouTube, abbiamo visto le mie entrate passive dalle affiliazioni, e quindi rimane l'ultima, la terza: risparmi e investimenti. Bene, è dall'anno scorso che ho deciso di seguire un piano di, come si può chiamare, budgeting. Insomma, mi sono dato delle percentuali fisse che cerco in ogni mese di rispettare. È difficile che le rispetto, però diciamo che mi sono fissato delle percentuali su determinate spese e tipi di spese, tra cui ci sono investimenti e risparmi. Di tutto quello che guadagno mensilmente, un 10% va per gli investimenti e un 10% va per i risparmi. Cerco di fare questa cosa da un annetto e devo dire, con i risparmi bene o male metto da parte e non c'è problema. Tra gli investimenti includo parecchie cose, come per dire corsi di formazione, crowdfunding immobiliare. Se vi ricordate, in un video precedente avevo detto che avevo investito una certa somma in Guadagnare con le case di Andrea Maurizio Girardoni, ma soprattutto quest'anno da novembre mi sono infognato sul trading e ho deciso di investire nel trading online. Ho fatto anche un corso di cui non vi parlerò in questo video, preferisco parlarne più in là. Vi dico già che secondo me è stato un corso molto molto valido. Mi sto buttando anche sulle cripto, sugli NFT, su un sacco di roba che, vabbè, lasciamo perdere. Vi racconto queste esperienze per farvi capire come volevo guadagnare per pagarmi la stagione in moto, visto che, visti gli eventi, è molto molto difficile bussare un'azienda e chiedere soldi. Ma che cos'è il trading? Sono sicuro che tra di voi in molti sapranno che cos'è, in molti faranno anche loro le loro operazioni. Per chi non sa che cos'è, ve lo spiego a parole mie. Il trading online è quell'atto di comprare o vendere uno strumento finanziario attraverso il nostro computer. La sua particolarità è che possiamo speculare sia al rialzo che al ribasso, quindi long quando il mercato sale e short quando il mercato scende, e può includere la negoziazione di diverse tipologie di prodotti finanziari come indici, azioni, forex, eccetera eccetera, un sacco di cose. Per fare trading avremo bisogno di un broker che ci dà la possibilità di avere un conto con dei soldi veri con cui investire, oppure ci può dare anche la possibilità di avere un conto demo per provare comunque a fare. Ecco, la versione demo non la trovo molto costruttiva, l'ho provata per un periodo per capire bene varie strategie, però manca un fattore fondamentale: la componente emotiva. L'ansia, la paura di perdere soldi fa davvero la differenza quando si intraprende del trading. Detto questo, ho aperto un conto reale e volete sapere com'è andata? Da, diciamo, dicembre a ad oggi, anzi ad oggi no, però a qualche settimanella fa, ho perso la bellezza di 450 euro. Perché? Perché è complesso.
La strategia che ho studiato, devo dire, funziona. Il problema è che poi uno si fa prendere la mano e succedono catastrofi. Vi dico soltanto che in una settimana avevo raddoppiato il mio investimento, in un giorno ho perso tutto. Perché? Perché uno si fa prendere la mano, la strategia dice una cosa ma te fai di testa tua, apri con lottaggi. Vi spiego un attimo i lottaggi. Il lottaggio in pratica decide il denaro investito nel trade che stiamo effettuando. Quindi poco capitale, poco lottaggio, così che da poter ammortizzare le oscillazioni del mercato. Ovviamente uno come me, spavaldo, che fai? Non apri con lottaggi enormi per guadagnare di più o per recuperare le perdite, ancora peggio. Ecco, così si brucia un conto da 450 euro. Andate tranquilli. Non sto a scendere nel dettaglio, sono il meno adatto, anzi avrò detto chissà quanti strafalcioni in questo video. Mi scuso con i dottori, i signori esperti di trading, ma ve lo sto spiegando veramente terra terra per chi magari non ne comprende, non sa nulla, non è addentrato in questo mondo. Comunque l'intenzione mia era guadagnare dei soldi per pagarmi la stagione. In realtà ho soltanto perso soldi per ora. Comunque, oltre a fare del trading spudorato, e metteteci in conto che quando fate trading online il capitale che avete investito potreste perderlo in un attimo, quindi fate finta che quei soldi non ci sono già più, ho investito in una cosa un po' più sicura che, vi dico, in 4 mesi mi ha fatto raddoppiare il capitale investito. Non vi parlerò in questo video del prodotto perché ci tengo a testarlo ancora un po' e a capire bene il funzionamento, cosa c'è dietro e tutto il resto prima di fare pubblicità, tra l'altro a gratis. Ci tengo a non farvi fare cazzate, però ci tengo anche a documentare il mio percorso e credo che questa sia una cosa importante e credo che sia anche una fase importante della mia vita. In tutto questo, ora, affiliazioni, non affiliazioni, trading, non trading, YouTube, tutto il resto, sento di essere molto maturato dal lato, diciamo, finanziario. Non sputtano più soldi a minchia come facevo prima. Valuto un sacco di cose, ho dei risparmi, cerco degli investimenti profittevoli e duraturi. La mia mente sta un po' evolvendo. Spero che la strada che ho intrapreso mi porti a essere un po' più libero finanziariamente, in modo da poter correre una stagione tranquillamente. So che devo spendere quei 10, 15, 20 mila euro l'anno per correre, li spendo tranquillamente. Quello è il mio obiettivo, non diventare ricco, fare soldi, fare business, fare imprenditore, cose. Voglio tranquillità e poter correre, realizzare il mio sogno di correre senza arrivare ogni mese con l'acqua alla gola.